Ben ritrovati su matteosalvini.eu. Siamo in mezzo a un bel casino, un brutto casino di cui avremmo volentieri fatto a meno. Evidentemente c'è qualcuno che ha usato la Lega, la buona fede della Lega, dei militanti, degli elettori e il contributo pubblico per farsi gli affari suoi. È inaccettabile per un movimento che sulla pulizia e l'onestà è nato, e quindi allontanamento istantaneo e immediato di tutti quelli che hanno sbagliato. Chi sbaglia paga, e in Lega chi sbaglia paga due volte, anche perché la Lega sono migliaia di amministratori, di consiglieri, di militanti che ci mettono denaro, sudore e fatica e non meritano di essere infangati. Quindi da domani si riparte con un po' di zavorra in meno. A differenza di tutti gli altri partiti, vediamo di farla pagare in fretta a tutti coloro che hanno sbagliato. Si è dimesso il segretario del partito, nonostante io sia portato a credere e a giurare sul fatto che non ha mai preso un euro che non fosse suo, e quindi a cascata uno può essere senatore, sindaco, consigliere o assessore, se ha sbagliato si dimette e paga. Perché ci sono tante persone, tanti giovani soprattutto, che per meriti possono andare avanti e continuare le battaglie della Lega, perché la Lega può sbagliare con alcuni suoi uomini e alcune sue donne, ma le sue idee sono talmente giuste che non ci ferma nessuno. Ma qualcuno ci chiede: non potevate scoprirlo prima? Magari avete ragione, siamo stati disattenti, abbiamo delegato la gestione del quattrino ad altri, Bossi provava a cambiare il paese, i nostri ministri facevano i ministri, i sindaci, e io andavo a Bruxelles o a Milano a combattere le battaglie sul territorio. Abbiamo fatto male a dare totale piena fiducia a gente che evidentemente non se la meritava. Da domani però la musica cambia, meglio tardi che mai, il bilancio è certificato da una società esterna e verrà spulciato ogni quattrino, incassato e speso. È comprensibile e giusta, e mi conforta la rabbia dei militanti e degli elettori della Lega, anche di gente che non ha mai votato Lega però si aspetta tanto da noi. È il momento di partecipare direttamente, di entrare nelle sedi, di entrare nei comuni, di entrare in rete, di scrivere una mail, di entrare nel sito, di collaborare, perché appunto c'è bisogno di gente nuova, gente pulita. Porte della Lega, le 1000 sedi della Lega e tutti i siti a partire dal mio sono aperti a tutti, quindi oltre all'incazzatura vediamo di costruire qualcosa insieme.